dalla capacità di dialogare di queste donne che fanno parte del mondo della FIBAB Campania, abbiamo iniziato questo percorso che ha il via quest'oggi. Perché parliamo di autismo? Poi ve lo spiegheranno le relatrici nel modo migliore, perché sono loro le artefici e le protagoniste di questa iniziativa. Io dico soltanto una cosa, che al di là di quello che è il mio ruolo nell'ambito della disabilità, nel mondo paralimpico e quant'altro, ma il problema dell'autismo mi ha toccato da qualche anno, e mi ha toccato attraverso principalmente una cosa: l'osservazione di un bambino autistico, e l'osservazione di vedere questo bambino giocare, interagire, parlare, fare tutto con un pallone, un semplice Super Santos. Questa cosa mi colpì qualche anno fa, e ho provato poi a capire quanto potesse essere utile il pallone, ma non solo il pallone, per far partecipare questi bambini speciali, particolari, eccezionali, ad un'attività sportiva. Che cosa mi ha dato in là? Mi ha dato in là il fatto che, e questo è un mio rammarico, ancora oggi si parla di mini volley e non si parla compiutamente di volley S3. Perché faccio questa differenza? Perché il mini volley era una cosa dei miei tempi, quando allenavo io. Il volley S3 è diventato un qualche cosa alla portata di tutti, alla portata di smart coach, quindi allenatori non navigati, non vecchi come tanti di noi che siamo presenti quest'oggi in questo incontro, alla portata di tanti bambini, alla portata anche, perché no, dei disabili, perché per molti di voi, colgo l'occasione anche per salutare il professore Ruscello, che è presente al webinar, che sta partecipando ai lavori con Andrea Lucchetta per una ulteriore parte dedicata al volley, al sitting volley S3, proprio perché con la creazione, con l'invenzione di questo volley S3, si è data la possibilità a tanti bambini di praticare la pallavolo. E noi abbiamo provato anche questa esperienza, che poi vi sarà raccontata dalle parole delle protagoniste. Io credo di aver concluso questo intervento ringraziando ancora una volta le nostre meravigliose donne per quello che faranno, per quello che hanno fatto e per quello che faranno, e poi ovviamente mi riservo di intervenire ulteriormente se ce ne sarà bisogno. Siamo 60 persone, penso che sia una platea oltre che qualificata anche quantitativamente importante in una giornata come quella odierna, un pomeriggio durante il periodo festivo, quindi vi ringrazio veramente di cuore. Nicola, a te. Sì, grazie al presidente Guido Passeri. Tra l'altro oggi si affronteranno dei temi, un tema particolare in generale, con delle esperienze. Siamo in una stanza Zoom, dovrebbe essere tipo un ambiente chiuso, dove più o meno tutti possiamo dire tutto, ovviamente nei limiti, e chiariamoci subito. C'è molta confusione su questo tema, ma da parte di tutti, già dal lessico che si utilizza. Una persona autistica, una persona, molto spesso si sente parlare affetta da autismo, cioè si commettono degli errori spesso nell'approccio alla tematica. Questo probabilmente senza cattiveria di nessuno, ma perché c'è profonda ignoranza nel senso letterale del termine sull'argomento. Ecco, spesso
anzi quasi sempre lo sport è un veicolo universale, è un linguaggio universale che ci permette di in maniera rapida saltare queste fasi, ed è il racconto che ci faranno proprio le donne della FIPAB. Tra l'altro la FIPAB, oltre alla parte politica della parte territoriale e regionale della Federazione Pallavolo Campana, è composta anche da virgolette delle esterne, sorta di valore in più che è stato dato a questo organismo proprio per dare un contributo ulteriore, che sono Gelsomina Pasceri, Angela Minna, Elisita Angelillo, Franca Russo, che proprio interverranno su questo primo tema. Però andiamo con ordine. A presentare questo progetto sarà la consigliera Maria Cira Ferrara, che io invito subito a prendere la parola, perché ci farà un quadro generale, anche con delle semplici slide sul progetto, e poi man mano scenderemo nei particolari con le altre relatrici. A te la parola, Maria Cira. Grazie Nicola. Intanto buonasera a tutti e ringrazio tutti per la partecipazione di oggi. Un ringraziamento speciale lo devo fare a Guido, perché lui dal primo momento ha voluto creare questo gruppo di donne attraverso le quali ha voluto sin dal primo momento iniziare un percorso verso il sociale. In effetti la FIPAV è la voce femminile della Federazione Campania, che vuole avere un'azione più verso il sociale, la quale mette la pallavolo a servizio delle categorie più deboli e delle categorie a rischio. Con voi voglio condividere la prima slide, con la quale riusciamo effettivamente a vedere quello che è il nostro lavoro. In effetti la FIPAV è uno strumento che mette a disposizione la pallavolo per tutte le categorie deboli. Il nostro motto è quello di creare squadra. Noi insieme vogliamo, come una squadra, partecipare ad una gara e provare a vincere attraverso l'unione, poiché l'obiettivo principale del nostro operato è quello di dare l'opportunità a tutti, e tutti intendiamo sia le associazioni sportive, sia i tecnici, sia i dirigenti, ma soprattutto i bambini e i ragazzi, a essere un'unica cosa è far sì che lo sport diventa inclusivo. Una frase che sin dal primo momento abbiamo voluto che ci caratterizzasse è una frase di Rita Levi Montalcini, che dice: pensate al futuro che vi aspetta, pensate quello che potete fare e non temete niente. Noi oggi, se siamo qui, è probabilmente perché vogliamo far sì che le paure che fino ad oggi ci hanno bloccato a poter fare dei passi più avanti, e quindi affrontare quello che è il tema dell'autismo attraverso il gioco della pallavolo, insieme magari possiamo fare in modo che queste paure vengano scardinate, possiamo fare sì che un'idea possa diventare realtà, così come è diventata realtà in un'associazione sportiva della regione Campania, ovvero Non la Città dei Gigi, che ha provato a portare un bambino autistico all'interno della propria palestra e provato a far giocare questo bambino a volle S3. Noi oggi ci mettiamo a disposizione per superare i nostri limiti. Dobbiamo affrontare tutti quanti insieme questo argomento, che è importante, deve essere un inizio, una partenza verso un futuro che ci possa dare la possibilità di veramente di poter aprire a tutti i bambini autistici e non le nostre palestre. Lo slogan che ci deve caratterizzare è questo: tutti siamo diversi, tutti possiamo giocare a pallavolo. È una campagna fondamentalmente di sensibilizzazione rivolta a tutte le società sportive della Campania, e ci auguriamo non solo della Campania, per includere persone autistiche attraverso l'attività del Volle S3. Volle S3, che è il gioco della pallavolo in maniera semplificata, poiché solo attraverso un gioco semplificato tutti i bambini, anche i normotipi, possono affacciarsi sin dal primo momento al gioco della pallavolo. Volle S3, che deve essere inteso come gioco divertente, così come lo è già
un gioco accessibile a tutti, un gioco inclusivo, un gioco per bambini e ragazzi tutti. Se noi riflettiamo sul valore, cioè su quello che è il gioco del Volley S3, già tutti i tecnici si rendono conto che ogni bambino, nel momento in cui anche dal primo giorno si trova a praticare il Volley S3, da subito può giocare a pallavolo, da subito si abbattono quelle che possono essere differenze tra bambini che hanno capacità motorie e competenze tecniche diverse, perché da subito attraverso il Volley S3 si può fare gara, si può giocare, ci si può divertire, ed è per questo che noi oggi in effetti dobbiamo provare ad aprire le nostre porte, le nostre palestre, tutti, per poter fare sì che il Volley S3 sia a disposizione, quindi diventi uno strumento per abbattere quelle che sono tra virgolette le barriere, per far sì che ci sia un'inclusione all'interno delle nostre palestre. E di questo poi successivamente parleremo con chi ha vissuto in prima persona e chi è riuscita a trasformare praticamente quelle che erano le paure in realtà. Il gioco, la cosa importante che però bisogna capire è che il Volley S3 non deve essere visto come una terapia, né tantomeno come una riabilitazione, e né come una pratica, un'attività individuale, in quanto il gioco Volley S3 deve rimanere sempre un gioco di squadra. L'unica cosa che dobbiamo fare è dobbiamo portare i bambini in palestra, far sì che loro possano giocare a pallavolo nella maniera più semplice possibile. C'è una realtà, come dicevo prima, nel napoletano, che è la città dei Gigli, che è riuscita attraverso il proprio operato, attraverso la volontà soprattutto, e quello che ci siamo detti in questi giorni con Guido, a mio avviso loro, perché molti di noi probabilmente in questi anni abbiamo spesso pensato di poter fare qualcosa per i bambini autistici. Stesso io più volte sono stata, cioè ero intenta a voler fare qualcosa per il figlio del nostro presidente, della nostra associazione che è autistico, però magari mi è mancato il coraggio di poterlo fare, perché bisogna comunque pensare oggi che se un'associazione sportiva è riuscita ad ottenere attraverso la pratica del Volley S3 l'inclusione di un bambino autistico, noi tutti gli altri, di altre associazioni, altri tecnici, possiamo provare ad aprire le nostre palestre, possiamo fare, almeno dare la possibilità e l'opportunità ai bambini e non solo, anche alle proprie famiglie, di giocare a pallavolo con il Volley S3, abbattendo quelle che sono le nostre paure e magari anche i pregiudizi. Prima di lasciarvi e dare la parola alle donne che comunque hanno vissuto in prima persona questa esperienza, volevo innanzitutto ringraziare una donna in particolare con la quale ci siamo in questi mesi confrontate diverse volte, e inizialmente non è stato semplice, perché è un tema molto molto vasto, molto complesso, non è semplice, ancora oggi non si conoscono tante cose, però insieme a Mimma Pasciari siamo riuscite, forse spinte dalla voglia di fare qualcosa, da forse probabilmente dalla grande passione, siamo riuscite ad abbattere queste barriere e siamo riuscite soprattutto a far sì che lei mettesse a disposizione della FIPAV la sua esperienza e l'esperienza che ha fatto nella società di Nola Città dei Gigli a servizio della pallavolo. Io ringrazio di cuore Mimma, ringrazio di cuore Guido per averci dato questa opportunità e spero solo che un giorno possiamo insieme riuscire a fare qualcos'altro oltre che solo ad avere un'idea. Grazie. Grazie, grazie mille Cira. Sì, adesso nel frattempo che tutti noi metabolizziamo le parole di Cira, voglio dirvi che abbiamo sfondato il muro dei 61, quindi significa che c'era attesa e l'avevamo visto dal numero di iscritti e c'è seguito per questa chiacchierata.
Sono presenti tutti i presidenti dei comitati territoriali della FIPAV Campania, quindi parliamo del presidente Pessolano, il presidente Aquino e il presidente Cinque, che salutiamo e che se dopo vorranno dire qualcosa saranno ben accetti, così come salutiamo il consigliere federale Felice Vecchione, magari con il consigliere al termine della chiacchierata potremo fare un punto su quelli che potrebbero essere i risvolti di questo incontro anche a livello nazionale, perché sappiamo che questo tema, il tema dell'inclusione, è molto, molto sentito anche dai vertici nazionali. Però Cira ha tirato prima in ballo una mamma che con la sua esperienza ha stimolato un po' quello che è il tema affrontato quest'oggi, cioè Gelsomina Pasciari, che tra l'altro fa parte della FIPAV, quindi in tal senso vediamo anche il modus operandi di questo organismo, cioè quello di portare delle esperienze che magari presi dall'agonismo, dalla quotidianità del mondo federale, potremmo dimenticare, che invece riusciamo ad analizzare, riusciamo a prendere spunto. Quindi Mimma, se ci sei, è questo il tuo momento per raccontare quella che è stata la tua esperienza portando il piccolo Lorenzo a contatto con il Volley S3. Allora, salve, buonasera a tutti. Io ringrazio la FIPAV Campania e ringrazio il gruppo delle donne, ed in particolare, permettetemi allora di ricambiare il ringraziamento che mi ha fatto Cira, perché Cira ha avuto l'intuizione, ha avuto l'entusiasmo e la grandissima determinazione con le quali ha ideato, ha voluto e ha di fatto realizzato l'evento di oggi. Quindi sono io che devo ringraziare lei. Io chiedo scusa per l'eventuale emozione, ma oggi sono qui per raccontare la mia storia personale, quindi spero di farlo nel modo più breve possibile e di essere sufficientemente chiara. Come ha detto Nicola, io sono la mamma di Lorenzo, che è un bambino di 9 anni, che tra le altre cose è autistico. È autistico con un ritardo del linguaggio. Il suo essere nello spettro autistico ci è stato diagnosticato quando Lorenzo aveva circa 2 anni e mezzo. E all'epoca è stata una vera e propria lotta, perché differentemente da oggi, per fortuna oggi le cose sono diverse, non c'era l'approccio alla diagnosi precoce. E c'era quasi la parola, il terrore di scrivere la parola autistico su un foglio, come se fosse un marchio, come se fosse una condanna, come se fosse una sentenza senza appello. Ricordo che si usavano espressioni e perifrasi tipo disturbo pervasivo della crescita, che i medici si attaccavano alla temporalità, signora guardi è troppo piccolo, o addirittura al genere, ma i maschietti sono pigri, vedrà. Però devo dire la verità che mentre tutte le persone che avevo attorno casualmente avevano un aneddoto da raccontarmi sul cugino del nipote del vicino di casa che poi improvvisamente a 6 anni aveva parlato, c'era una parte di me che aveva sempre saputo e che non ha avuto dubbi rispetto alla diagnosi. Non che io non cercassi un'alternativa, perché ovviamente era qualcosa che non conoscevo e che mi spaventava. La mia cronologia di Google di quel periodo era proprio lo specchio del mio cercare rassicurazioni, ed era un continuo: bambino di 6 mesi non parla, bambino di 7 mesi non parla, non guarda negli occhi, bambino di 8 mesi non parla, non guarda negli occhi, smette di giocare. Quindi anche io cercavo delle soluzioni possibili. Però quando siamo stati poi a Siena, che è l'ospedale presso il quale Lorenzo ha finalmente ricevuto la diagnosi, ed era un ospedale nel quale allora probabilmente erano già dove forse oggi siamo, lì non ci sono state formule o perifrasi, lì ci è stato diagnosticato che il nostro figlio era autistico. Questa piccola premessa mi serve per soffermarmi su 2 punti iniziali. Il primo è che non a caso ho usato l'espressione "ci è stato diagnosticato", perché per quanto Lorenzo sia autistico, la diagnosi, il peso della diagnosi ricade sulla famiglia e se si è fortunati come lo sono io, ricade su quel cosiddetto villaggio che nel proverbio africano si dice serva a crescere un bambino. Per cui la prima cosa che io vorrei cominciasse ad essere chiara alle società che intendono iniziare questo tipo di percorso
è che quando apriranno le porte delle loro palestre ad un bambino o a una bambina autistica, le stanno aprendo ad una famiglia intera e stanno in qualche misura concorrendo a diventare parte di quel villaggio che serve per crescere un bambino, che poi fondamentalmente accade anche con i bambini neurotipici. Però con i bambini con una diagnosi del genere c'è bisogno di una empatia in più. La seconda cosa che voglio sottolineare è che sicuramente poi la dottoressa Menna potrebbe dire assai meglio di me successivamente, è che attorno alle neurodivergenze, attorno all'autismo, come brillantemente ha detto Nicola prima, se dal punto di vista riabilitativo il quadro è chiaro, cioè esistono delle linee guida che indicano quali siano le terapie scientificamente validate, c'è però ancora tantissimo da scoprire e da mettere a punto in termini di linguaggio, in termini di racconto, in termini di identità e anche in termini di inserimento sociale. Questo mi occorre perché voglio fortemente sottolineare che nessuna società di pallavolo si deve sentire in ritardo o si deve sentire impreparata o non all'altezza o peggio ancora colpevole se fino ad oggi non ha provato ha ritenuto di non essere, come dico, all'altezza, di poter far entrare, di poter far partecipare ai corsi delle varie scuole di pallavolo dei bambini autistici. È un mondo in divenire, è un mondo che penso si possa costruire solo informandosi, solo provandoci e cercando di non avere troppa paura. Tornando a Lorenzo, posso dire, senza timore di essere smentita, che Lorenzo è praticamente cresciuto nelle palestre del Nuova Città dei Gigli. Il mio ultimo giorno di accettazione alla scuola di pallavolo è stato il 21 novembre, Lorenzo è nato il 24 novembre di quell'anno. Ricordo che l'allenatore della Serie C da allora, quando entrai nel nono mese, mi disse per favore non venire più agli allenamenti, mi fai venire l'ansia. E ricordo, con nostalgia e con dolore che c'era un dirigente, uno dei dirigenti che più ha segnato il Nuova Città dei Gigli, Sabatino, che purtroppo non c'è più, che durante ogni riscaldamento prepartita mi si parava davanti per difendere il pancione dalle eventuali pallonate. Ricordo, io sono stata dirigente accompagnatrice per tutta la gravidanza di Lorenzo e le ragazze dell'allora Serie C, nella quale giocava Elisida, sono venute in ospedale quando Lorenzo è nato, in tuta, perché dopo averlo salutato sono andate al Palamariano per una gara che hanno vinto. Le infermiere ricordo che mi chiamavano quella della pallavolo. Vi dico questo perché quando io ho avuto la diagnosi di Lorenzo, ho realizzato che tra le tante aspettative che avevo per mio figlio, quelle che fanno tutti i genitori, e che sarebbero state in qualche misura disattese, ci sarebbe stata anche quella di non vederlo mai giocare nella mia società, come magari avevo visto fare a suo cugino, a mio nipote. E poi è capitato che al compimento dei suoi 5 anni la sua equipe riabilitativa mi dicesse che era il caso di far frequentare a Lorenzo qualche attività sportiva. Io mi sono detta, ok, che cosa gli dobbiamo far fare? La TMA, l'ippoterapia, la psicomotricità? E loro mi hanno detto, no, abbiamo detto attività sportiva, non riabilitativa, ma poi tu hai una scuola, hai una società di pallavolo, perché non pallavolo? Devo dire che quando mi hanno posto di fronte a questa cosa, io ho avuto un piccolo mancamento, forse un atto di egoismo. Avevo già fatto i conti, come vi ho detto, con quella rinuncia, no? E vederlo provare per poi eventualmente fallire sarebbe stato troppo. Ma per chi sarebbe stato troppo? Non per Lorenzo, sarebbe stato troppo per me. In quella circostanza probabilmente ci sarebbe stata benissimo la frase che in questi anni mio zio Guido mi ha detto più spesso, ossia tu di pallavolo non capisci niente. Perché pensare in termini performativi, pensare in termini di fallimento e di riuscita di un bambino di 5 anni in relazione al volley S3 è la cosa più sbagliata che ci potesse essere allora e che c'è oggi. Ma io che non capisco niente di pallavolo, non lo sapevo. Lorenzo è entrato in palestra, Lorenzo ha fatto le sue prove e dopo una serie di prove mi è stato detto, e quindi lo tesseriamo questo bambino? E io ho risposto, ma scusate, non ha fatto altro che girare per tutta la palestra, ha fatto 3-4 volte la corsa. Non ha risposto a nessuno stimolo da parte degli allenatori, non si è relazionato con gli altri bambini. Io ero convinta, mo ci vuole, che l'esperimento fosse fallito. Mio zio Guido e la dottoressa Menna, che ovviamente è entrata in palestra con Lorenzo, da due punti di vista tecnici ma diversi, invece
a differenza di me, non avevano dubbi. E Lorenzo è stato tesserato. Sugli aspetti tecnici e su tutte le accortenze, le rimodulazioni, le personalizzazioni dell'intervento vi sapranno dire molto meglio Elisa D'Angelillo dopo e la dottoressa Minna. Io vi posso dire solo una cosa, è stata solo la pandemia ad impedire a mio figlio di venire in palestra, da quando aveva 5 anni a oggi che ne ha 9. E per lui la pallavolo, il volley S3, è sempre e solo stato un gioco. Questo sembra un concetto molto banale, ma invece è un concetto molto potente. I professionisti usano espressioni come funzionale, socialmente accettabile, quando descrivono il comportamento dei bambini autistici nei diversi ambienti di frequentazione. Lorenzo, io non sono una professionista, ma penso che Lorenzo possa essere definito estremamente funzionale nel contesto palestra e lo è ogni anno di più. Al netto delle corse che si fa e delle arrampicate sulle spalliere che comunque ogni tanto gli si concede, Lorenzo adesso è assolutamente centrato, riconosce il ruolo dell'allenatore, riconosce e cerca i suoi compagni, apprende per imitazione dei suoi compagni, e per un bambino autistico questa cosa non è affatto scontata, esegue gli esercizi, conosce i vari tempi dell'allenamento e soprattutto ne ama i riti. Guai se al termine dell'allenamento non si fa il saluto di gruppo, è stato capace di richiamare anche l'allenatore perché l'aveva scordato. Detto questo, ho smesso di avere paura che mio figlio possa sembrare quello strano, che possa sembrare quello diverso, che possa subire bullismo o che possa farsi male, no. Ma non ho smesso in relazione alla pallavolo, come non ho smesso in relazione anche al solo svegliarsi la mattina, cioè questa è una paura che non mi passerà mai. C'è una frase che ho letto qualche mese fa e che è stata contemporaneamente per me una coltellata e una grande rivelazione, perché è una grande verità. Questa frase diceva che essere genitore di un bambino disabile ti porta a snaturarsi, a tal punto da desiderare che se tuo figlio viva 100 anni, tu ne possa vivere 100 anni e un giorno, pur di non lasciarlo mai solo. E non è naturale per un genitore desiderare una cosa del genere. Ma se la pallavolo, come giustamente ha detto Cira, non è stata una terapia per Lorenzo e non lo sarà mai, la pallavolo è stata una terapia per noi famiglia. Ci ha mostrato quanto ci fosse al di là delle nostre paure e quanto sia stato utile, probabilmente necessario, allenarle e superarle. Sia perché noi non siamo immortali e sia perché nostro figlio ha un mondo da esprimere come tutti quanti e nessuno, neanche noi per amore, possiamo censurarlo. Adesso arrivo e concludo con uno snodo che è fondamentale. La storia che vi ho raccontato è la storia di Lorenzo, esclusivamente di Lorenzo. Lui ha un'etichetta che è in comune con tanti altri bambini, quella di autistico, ma non esistono due autistici uguali e non esistono due storie esattamente replicabili. La cosa che meno vorrei fare da genitore è quella di mancare di rispetto alle tantissime famiglie che non sono state, tra virgolette, fortunate come lo siamo state io e mio marito e che vivono situazioni di gravità ben diverse da quelle, di compromissioni ben diverse da quelle che ha Lorenzo. Un tempo si parlava, e fortunatamente non se ne parla più, di funzionalità, alto funzionamento, basso funzionamento, ma ci sono certamente dei casi ben più complicati di quelli di mio figlio. E allora mi direte, quindi che buona pratica è se io non posso prendere il modello Lorenzo, tra virgolette, e replicarlo nella mia palestra? Ecco, se vi state facendo questa domanda che è legittima, immaginatevi mio zio che vi dica, allora non avete capito niente di volley S3. Perché il punto non è riuscirci. Lorenzo non diventerà mai Micheletto, e probabilmente nessuno dei suoi compagni del corso diventeranno Micheletto, ma Lorenzo ha imparato a fare da solo un intero percorso di inizio allenamento. Lorenzo ha schiacciato la palla oltre la rete e ha esultato dopo aver schiacciato. Lorenzo fa più o meno il backer, ma soprattutto fa tutte queste cose divertendosi. E questo è Lorenzo. Il suo allenatore di quest'anno, che è Alfredo Diana,
Una sera ha notato che lo stimming di mio figlio, lo stimming sarebbero le stereotipie che probabilmente avete visto fare qualche volta a qualche bambino autistico, cioè lo sfarfallio o altro. Comunque Alfredo ha notato che Lorenzo esultava battendosi i pugni sul petto, senza neanche chiedere conferma alla dottoressa Menna, che era lì presente. Ha invitato tutti i bambini del corso a sostituire il gesto che loro facevano per l'esultanza, per il punto, per la vittoria, eccetera, eccetera, con questo battersi sul petto, e improvvisamente ha creato una squadra. Quindi, come mio figlio ha imparato a schiacciare, a fare il bagger, a fare il percorso, anche la mia società, il Nola Città dei Gigli, ha imparato qualcosa di potente e ha imparato qualcosa di rivoluzionario. Ha imparato a provare e ha imparato a porsi nei confronti di tutti gli iscritti, non solo di Lorenzo, come un vero e proprio esempio di inclusione. Il Nola Città dei Gigli, come tantissime altre realtà, ha già fatto tanto col sitting volley in tal senso. Alessandra Vitale, che ho visto e che saluto, non ha mai spiegato ai bambini che incontra in palestra che cos'è la disabilità, come ci si pone di fronte ai disabili, posto che se qualcuno le avesse fatto questa domanda lei si sarebbe fermata e avrebbe fatto l'ambasciatrice, come solo lei sa fare. Alessandra è solo, tra virgolette, entrata in palestra dopo di loro, con loro, insieme a loro, e quindi è stata un esempio vivente di inclusione. Io penso che, per quanto mio figlio sia stato estremamente fortunato ad incontrare il Nola Città dei Gigli, probabilmente anche il Nola Città dei Gigli lo è stato ad incontrare Lorenzo, perché credo che Lorenzo abbia fatto la stessa cosa, è solo entrato in palestra, e credo che farebbero la stessa cosa anche gli altri bambini cui spero che voi apriate le porte delle vostre palestre. Male che va, avrete imparato qualcosa e avrete insegnato qualcosa ai vostri iscritti. E io non credo che sia poco. Vi ringrazio. Grazie, grazie mille Mimma. Hai messo tante cose in questo intervento, ed è chiaro che l'esempio di Lorenzo non è l'esempio universale, cioè la chiave di volta per interagire e far entrare in contatto con il volley S3 con l'autismo e i bambini nella fattispecie autistici, però è un modo quantomeno per il bello anche l'esempio dell'esultanza, che è significativo di un'interazione fattiva, anche di abbiamo imparato come lui recepisce e come lui sfoga quello che altri fanno, l'urlo, il salto e quant'altro. Abbiamo detto tanto e colgo anche l'occasione che man mano che scorro la lista dei partecipanti, ci sono anche tutti i consiglieri territoriali, regionali, è veramente diventato un appuntamento trasversale, e questo è comunque un altro risultato importante che abbiamo introdotto. Prima di passare ad Elisida Angelillo, che vestirà i panni della Smart Coach, forse Shira voleva fare un ulteriore passaggio proprio sulle parole di Mimma, giusto Shira? Sì, no, io più che un passaggio volevo far capire a tutti qui presenti perché oggi siamo qui riuniti, perché la volontà nostra e la forza di Mimma, che comunque con la sua caparbietà e le sue paure, perché non vi nascondo che inizialmente lei era anche titubante, è riuscita comunque a travolgerci, è riuscita a me personalmente a proiettarmi in questo mondo. E quindi io vorrei che, come io mi sono appassionata e ho veramente con molta determinazione ho cercato di andare avanti, grazie alla forza di Mimma, e non lo dico perché lei è presente, perché veramente ha una forza invidiabile, e vorrei, lei potrebbe essere, io l'ho sempre detto, tu potresti essere un esempio per quelle mamme
che non hanno la stessa capacità e la stessa forza di affrontare una situazione del genere, perché oggi a noi arrivano in palestra bambini che hanno delle difficoltà motorie, delle difficoltà, dei ritardi intellettuali, ma i genitori hanno paura anche di manifestare. Quindi Mimma per me potrebbe essere veramente l'esempio per molte mamme e per molte donne oggi per affrontare una situazione del genere. Grazie. Sì, sì, vero. È bello anche il passaggio su potrebbe anche non avere successo questa interazione, perché poi un altro tema che da affrontare, che spesso si tende a non affrontare nello sport, è quello dell'insuccesso, cioè io provo, non vinco e quindi non lo faccio più ed è sbagliato. Non è così assolutamente, e probabilmente proprio grazie alla pallavolo negli ultimi anni, vedendo l'andamento dei risultati ad esempio delle nazionali, abbiamo imparato che anche in una sconfitta si possono trarre quegli insegnamenti che poi ti consentono di raggiungere vittorie successive, e questo è fondamentale. Ricordo a tutti che poi a un certo punto tireremo le somme e sarà possibile interagire con noi. Se volete scriverci le vostre domande, volete intervenire, conoscete più o meno le regole di ingaggio di Zoom, basta alzare la manina, vi seguiamo e quindi poi vi diamo la parola, o se preferite scriverlo in chat, insomma, sarete liberi di farlo. Apriremo poi uno spazio alle domande. Avevo citato Elisida Angelillo, che è una smart coach, però se, poiché con Elisida c'è un po' di confidenza, mi permetto di posticipare il suo intervento, perché Mimma l'ha tirata in ballo prima la dottoressa Menna, che è una psicologa, alla quale io cedo la parola dicendole sostanzialmente ci stiamo inoltrando in un territorio abbastanza sconosciuto, soprattutto per noi all'esterno, ancora da esplorare per bene per gli addetti ai lavori, come appunto la dottoressa Menna, per cui dobbiamo far tesoro delle parole e dell'esperienza che ha fatto Mimma e che ha esteso a noi tutti, però ci sono dei punti di questa esperienza che restano e sono importanti da analizzare, giusto dottoressa Menna? Buonasera a tutti, salve. Io vi ringrazio insomma per avermi accolto e soprattutto ringrazio Cira e Gelsomina che mi hanno dato la possibilità insomma di parlare della mia esperienza con Lorenzo. A Gelsomina la ringrazio per due ragioni. Una, perché ha sempre creduto nella follia dell'equipe che ha seguito da sempre il Lorenzo. Oramai sono anni che lo seguiamo e nel bene e nel male lei ha creduto, ha dubitato, si è confrontata con noi sui suoi dubbi, sui dubbi della sua famiglia e soprattutto ci ha reso partecipi di quelle che sono le sue paure. E questo è un elemento per me fondamentale. La paura come emozione da parte dei genitori non è sempre gestibile, non è sempre gestita e soprattutto non è sempre compresa. Quindi io pubblicamente la ringrazio e la ringrazio anche per aver raccontato in pochissimo tempo quella che è la storia di Lorenzo e la storia della famiglia di Lorenzo, che è importantissima, perché alla base dei nostri successi e soprattutto dei successi dei ragazzi, cioè nel raggiungimento di quelli che Gelsomina definiva obiettivi, funzionalità, c'è una rete, c'è la rete che è intorno al bambino. E in questo caso la prima rete è la famiglia, che poi si estende sicuramente sui nonni, che insomma sono dei nostri fan molto spesso, e poi consentitemelo anche sulla disponibilità e sul vostro aiuto. Perché quando noi abbiamo chiesto alla famiglia di Lorenzo insomma di mettersi in gioco e di non fargli fare quegli sport che possiamo definire classici, l'ippoterapia, la TMA, ma di fare un qualcosa, di spingersi oltre, quindi battere un po' quello che era il muro che definisce un bambino o un adulto con disturbo dello spettro autistico, che poi disturbo, adesso si parla di condizione d'essere, io questo vorrei sottolinearlo perché il DSM quinto, che diciamo il nostro Vangelo, cioè il nostro
L'elemento che ci consente di diagnosticare e di definire quelle che sono le patologie del neurosviluppo o dello sviluppo dell'adulto definisce ancora i ragazzi e i bambini con disturbo dell'aspetto autistico come un disturbo. In realtà io vorrei sottolineare che è una condizione d'essere, questo lo voglio sottolineare perché il punto di partenza e lo spirito che ci ha permesso poi di inserire Lorenzo in questa nuova avventura che era quello della pallavolo. Chiaro è che avevamo una rete di protezione molto ampia perché voglio dire che Gelsomina era già inserita in questo mondo, Guido Pasciari ha imparato a conoscerci e tra virgolette ad accettare anche quello che noi cercavamo di spiegare e, con il nostro modo di confrontarci con i coach, con i bambini e con la famiglia e con tutta la rete che riguarda la pallavolo, di cui sicuramente ancora non conosco alla perfezione insomma questo mondo, sto imparando con calma, però quello che mi preme sottolineare è che questa è la nostra esperienza. Ho visto altre esperienze e ho visto anche altre modalità di approccio sia degli smart coaching come le SIDA, che dei coach, che di Guido Pasciari, che di genitori e di bambini insomma che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi con noi, di giocare con noi. La nostra è partita come una necessità di rompere un po' gli schemi, ma di consentire anche al nostro piccolo Lorenzo, che adesso piccolo non è più, di inserirsi nella società, insomma di provare ad interagire con l'altro. Uno dei cluster che subito appare quando c'è disturbo della diagnosi di disturbo dello spettro autistico è l'isolamento e la difficoltà a relazionarsi con gli altri. Io credo che Alfredo non mi conosca ancora alla perfezione, ma Elisida e altri coach che mi hanno conosciuto sa quanto abbiamo provato anche ad aiutare gli altri a relazionarsi con Lorenzo e che non è mai stato facile. Io vorrei che la mia presentazione fosse più un susseguirsi di domande e di scambio di informazioni con tutta la platea, perché io posso raccontarvi la mia esperienza, posso dirvi che attualmente io sono una di quelle che dice: Gelsomina, possiamo provare a non farmi entrare all'interno della palestra e vedere cosa succede? Perché ho fatto un po' di video perché mi piace insomma seguire e mettere in cartella, in archivio i traguardi di Lorenzo, quindi molto spesso sono al cellulare a registrarlo, però vi posso assicurare che è un percorso lungo. Non si parla di riabilitazione, come ha detto già Cira, io voglio sottolinearla questa cosa, perché andare a fare pallavolo, andare a giocare a pallavolo non significa utilizzare tecniche ABBA, utilizzare un metodo o comunque dover essere dei terapisti per fare in modo che i nostri ragazzi possano entrare nel mondo della pallavolo in un altro sport. Quello che voglio sottolineare è che sicuramente Elisida, perché è il coach di riferimento in questo momento, ci ha ascoltato e ha cercato di seguire anche i nostri consigli nel cercare di sporzionare, semplificare, giocare un po' di più con quelle che sono le attività che di solito insomma si cerca di mettere in atto nella pallavolo. Vero è che molto spesso c'è stato il cambio, cioè c'è stata Elisida che mi ha dovuto dire: no Angela, questa cosa non si fa così, o un esempio banale che è capitato qualche settimana fa: Lorenzo non riesce, perdonatemi, tecnicamente non sono preparata, ma non riesce a prendere la palla e a fare il cuore sulla palla per lanciarla, quindi per palleggiare, e io avevo pensato a tutta una tecnica col velcro per aiutarlo a semplificare insomma questa azione, e Alfredo ovviamente mi ha detto: no, piano piano lui imparerà a posizionare sulla palla le mani in questo modo, non ti preoccupare, così come col tempo ha imparato
a seguire i compagni, ad imitare i compagni, a svincolarsi con la palla, a battere le mani con la palla in aria, insomma a fare tutti quegli esercizi che possono essere un gioco, ma che ho capito che un gioco non sono, allo stesso modo imparerà a fare anche questo tipo di esercizio. Quindi, mentre da un lato ho dovuto dare ragione ad Alfredo su questo aspetto, nei tempi precedenti, dove eravamo proprio all'inizio, diciamo, di questo incontro tra noi e Lorenzo e la pallavolo, con Elisida abbiamo molto spesso sporzionato quelle che erano le attività che dovevano essere svolte da Lorenzo. E allo stesso modo vi posso assicurare che in alcuni casi anche i ragazzi che seguivano l'attività di pallavolo normale, insomma, hanno avuto piacere a suddividere il compito in modo tale che anche per loro fosse più semplice. Io una cosa che ci tengo a sottolineare e per la quale ringrazio tantissimo Gelsomina è proprio l'aver messo in evidenza l'importanza di mettersi in gioco da parte dei genitori e da parte della squadra della pallavolo, perché mettersi in gioco non significa, come insomma è stato già detto più volte, vincere. Non significa raggiungere i traguardi, non significa che Lorenzo diventerà un pallavolista, ma significa mettersi in gioco, provarci e soprattutto accettare anche le sconfitte quando ci sono state. Ci sono stati mini attività che Lorenzo ha dovuto ripetere per giorni, giorni e giorni, cioè ci abbiamo messo mesi per raggiungere degli obiettivi. E poi ci sono stati momenti in cui Lorenzo voleva andare via dalla palestra perché aveva delle difficoltà. Questo però ha aiutato noi, ha aiutato sicuramente i coach a capire altri aspetti di quelli che sono i bambini con sviluppo, indipendentemente da che siano con sviluppo tipico o atipico. Però ci ha messo, ci ha dato la possibilità di metterci a confronto con l'altro. Si parla di resilienza in questi anni, soprattutto dal punto di vista della psicologia. Mettersi nei panni dell'altro e cercare di capire anche le sensazioni e le emozioni dell'altro è fondamentale. E un aspetto che per me è stato importantissimo è stato anche vedere come gli altri bambini potessero imparare a conoscere Lorenzo, in questo caso, e imparare anche ad aiutare Lorenzo. C'è una bambina di cui non ricordo il nome, che adesso praticamente prima che io le dica guarda vai ad aiutare Lorenzo perché è in difficoltà, si muove lei o fa muovere un altro suo compagno per cercare di aiutare Lorenzo. Questo per me è il traguardo, cioè è forse l'obiettivo che ci eravamo prefissati noi come equip, come priorità. A noi non interessava che Lorenzo riuscisse a fare la schiacciata, a fare una partita mini 3 di pallavolo, ma l'importante era che gli altri riuscissero a comprendere Lorenzo e che Lorenzo riuscisse a osservare un po' di più i suoi compagni, i suoi pari, l'allenatore e l'ambiente in cui insomma era stato portato. Questa era la nostra sfida. E io penso che ad oggi sia stata un'avventura molto bella, vi ripeto, io ancora adesso dico sempre a Gelsomini, al coach, se volete io esco fuori perché sono convinta che Lorenzo possa farcela. Però dall'altro vi dico che questo è un esempio. Io invito tutti quanti a provarci. Provarci non significa raggiungere l'obiettivo. Provarci significa mettersi in gioco. Cioè, più di me voi sapete cosa significa mettersi in gioco. Prima abbiamo fatto l'esempio se la partita, se viene vinta una partita o viene persa. Io vi posso assicurare che tante volte ci siamo chiesti questa partita può essere vinta o può essere persa. Ad oggi noi diciamo l'importante è di essere in campo e giocare, cioè proprio l'importante è che noi ci stiamo provando. Ora il mio invito è quello di invitarvi a provarci,
Ogni bambino sicuramente ha un'equipe o ha comunque persone competenti alle spalle che possono sempre supportarvi. Io l'ho detto a Gelsomina e a Cira, qualsiasi dubbio o qualsiasi incertezza io mi metto a disposizione per la mia esperienza e soprattutto per fare in modo che anche altri bambini possano avere questa esperienza, possano provare questa nuova modalità di mettersi in gioco e possano soprattutto avere l'opportunità almeno una volta o almeno per tutta la vita, se è possibile, insomma, se Guido Pasciari ce lo consente, di poter giocare a pallavolo, perché secondo me le regole della pallavolo molto spesso sono simili se non complementari con quelle nostre. Quindi è vero che noi abbiamo una schematicità, una rigidità, per cui è necessario fare, tecnicamente si dice shaping, cioè il concatenamento delle attività, ma allo stesso tempo cioè noi giochiamo. Quello che facciamo non è fare riabilitazione con Lorenzo e Gelsomina lo sa, ma è giocare e permettere ai bambini di giocare con Lorenzo. Questo è quello che insomma volevo raccontarvi, anzi se ci sono delle domande io sarei molto più contenta di rispondere a qualche curiosità o a qualche dubbio o a qualsiasi frase insomma che vogliate dirmi. Vediamo se poi, grazie mille alla dottoressa Angela Minna. C'è una domanda, un'osservazione. Nicolo, scusami se intervengo. Eccoti. Volevo appunto rispondere ad un'osservazione fatta nella chat. Voglio chiarire, perché forse non siamo stati abbastanza chiari, che noi stiamo parlando di un percorso e di una sperimentazione, di un'attività che stiamo facendo parlando di bambini e quindi di un bambino, di Lorenzo, che in questo momento sta praticando volley S3, che come tutti quanti sapete voi è un'attività che arriva fino ai 12 anni. È normale e evidente che quando ci dovessero essere le condizioni per, quindi il raggiungimento di un'età superiore ai 12 anni, chiaramente proveremo, se avremo ancora la forza, a sperimentare qualche attività anche per bambini di età superiore, quindi non c'è nessuna limitazione, voglio chiarire, è solo che il caso in specie che stiamo portando avanti è un caso che riguarda un bambino che in questo momento può fare attività di volley S3. Ecco, questo era per chiarire il concetto del perché stiamo parlando di volley S3 abbinato all'autismo. Sì, hai risposto sostanzialmente a ciò che ci ha scritto in chat Luigi Francese, che appunto vedeva anche uno sviluppo seguente. Allora, volley S3, prima Guido citava il mini volley, probabilmente, non me ne voglia nessuno, fu un qualcosa di impatto anche e soprattutto, oltre che di entusiasmo, tecnico, cioè proprio si insegnava ai bambini la tecnica, le basi. Col volley S3 in chat, cioè o meglio nella stanza Zoom, qui c'è anche Michele Ruscello che con grande orgoglio è uno delle, Campano, una delle menti che hanno proprio redatto quello che è il manuale, tra virgolette, del volley S3, a cui ha partecipato anche Andrea Lucchetta, che tutti conosciamo, che ha apprezzato e sta apprezzando la nostra iniziativa a distanza, così come l'ha apprezzata e l'apprezza il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi, che voleva partecipare ma è impegnato in una giunta straordinaria, per cui purtroppo siamo anche in un periodo in cui il Covid, come sappiamo tutti, sta stravolgendo quella che era diventata una nuova normalità. A quanto pare dobbiamo stringere la cinta ancora per un po' di tempo, ma adesso è arrivato il momento di parlare del volley S3, che rispetto al mini volley probabilmente diventa anche un qualcosa di totalizzante, cioè stare attorno al bambino, ai piccoli e accompagnarli col sorriso lungo tutto un percorso di crescita che poi dopo i 12 anni, come diceva bene il presidente Pasciari, può diventare agonismo.
In tal senso la figura dello smart coach è importante, in tal senso io chiamo in causa Elisida Angelillo, che ha lavorato con Lorenzo all'interno della palestra. Ribadiamo, un'esperienza unica, ma che in certi punti potrebbe trovare delle attinenze con altre esperienze che ci auguriamo le altre società campane potrebbero e possano aprire. Allora Elisida, ci racconti un po' di questa esperienza? Certo, allora buonasera a tutti, ringrazio ovviamente la FIPA Campania, Gelsomina, l'associazione, la società No la Città dei Gigli, che mi ha permesso di essere qui. Mi ha permesso in che senso? Perché comunque ha dato vita appunto a questa iniziativa. Io mi sono ritrovata in palestra, beh, come sempre, io ho sempre allenato a Nola, sono poco più di 10 anni che alleno a Nola e mi occupo principalmente della scuola di pallavolo. Quindi, diciamo, lavoro con i bambini in età infantile, in età pediatrica. Come ha detto Mimma, conosco Lorenzo praticamente da quando si trovava nel pancione. E quando ho 5 anni, quindi avevo più o meno 23-24 anni, quando Lorenzo viene Guido e dice: Elisida, oggi Lorenzo viene a provare, verrà in palestra a provare appunto il volley S3. Io contentissima, perché comunque non, cioè, ero contenta, conosco il bambino, conosco Lorenzo, conosco la famiglia, quindi ero veramente contenta. Quando è entrato in palestra, a un certo punto ho avuto un attimo di non panico assolutamente, però mi rendevo conto che mi trovavo in una situazione che non mi apparteneva, anche perché ero un po' più piccola. E voglio appunto parlare con voi allenatori, perché immagino nella stanza ci siano soprattutto allenatori come me, con molta più esperienza sicuramente. Io la fiducia e la leggerezza io l'ho ritrovata molto nei bambini che circondavano Lorenzo. Perché io penso una cosa, quando noi alleniamo, noi siamo allenatori, ci troviamo di fronte una platea eterogenea di bambini, ognuno con le proprie, io le chiamo diversità, ma non intese come diversità, anormalità, assolutamente no, come peculiarità. Qual è l'obiettivo di noi allenatori? È vedere appunto le potenzialità di ogni bambino e utilizzarle, sfruttarle, migliorarle per raggiungere degli obiettivi. Quindi magari qualcuno, ecco, come Lorenzo è certificato, qualcuno no, ma comunque noi ci troviamo in palestra bimbi, ecco, può esserci un bambino un po' più vivace, un bimbo un po' più timido, uno iperattivo, e noi lavoriamo con tutti, non solo perché un bambino magari ha una certificazione dobbiamo esserne spaventati, assolutamente no. Io ripeto, la fiducia e la voglia di fare l'ho trovata nei bambini che circondavano Lorenzo, perché Lorenzo appena entrato in palestra appunto è stato accompagnato con la manina, ma proprio per la sua dolcezza, con la manina da una bimba, e da lì ha iniziato a svolgere tutti gli esercizi, ma assolutamente come facevano gli altri, tutti quanti lavoravano insieme, lo circondavano. Quindi per me è risultato, non voglio renderla semplice a dire è una cosa facile, no, perché nel momento in cui iniziamo questo percorso è normale, vista anche l'inesperienza, informarsi, studiare, capire anche appunto ad esempio con Angela, che poi ho conosciuto, la dottoressa Menno, ho conosciuto appunto in questo ambiente, confrontarci la prima cosa, perché io mi trovavo disarmata di fronte a questa situazione, abbiamo collaborato tantissimo, ma è stato più, come ha detto Mimma prima, non solo Lorenzo ha imparato, anche io ho imparato tantissimo, e vi dico che è stato proprio un cambiamento di prospettive, perché lavorare con Lorenzo, lavorare con i bambini, tutti i bambini, perché per me sono tutti uguali con le proprie diversità, lavorare con loro ti riempie, ti fa capire tantissime cose. Infatti ad oggi ho iniziato anche un percorso di specializzazione sul sostegno, proprio perché ho conosciuto questo nuovo ambiente, questo nuovo mondo, e mi piace così tanto, perché mi regala tanto e spero di poter regalare anche io tanto agli altri. Con Mimma, sempre in contatto d'altronde attraverso i video, proprio per far vedere i miglioramenti, i comportamenti di Lorenzo, abbiamo cercato varie soluzioni. Dico, per esempio, un esercizio come la semplice corsa, ok, io dicevo vicino ai bambini, correte 3 volte fino a sottorete e poi fermatevi, ok. Lorenzo inizialmente vedevamo che sia io sia Angela, vedevamo che comunque
ma come tutti gli altri bambini, attenzione, non si fermavano a 3, arrivavano a 4, si fermavano a 2, cioè, perché è normale in quella fascia di età, perché parliamo comunque di una fascia di età 5, 6, 7 anni. Allora trovammo questa soluzione delle mollette, per esempio mettere 3 mollette vicino alla rete. Lorenzo ogni volta che correva prendeva una molletta, una volta finite le mollette capiva che si doveva fermare, ma questo non è perché alle spalle, almeno io principalmente, avevo uno studio, avevo un'esperienza. Penso che l'esperienza si acquisisce, l'importante è non esserne spaventati. Questa è la cosa più importante e ripeto, la fiducia io l'ho trovata nei bambini, in tutto il gruppo, perché loro ti tranquillizzavano, gli esercizi magari che pensavamo per Lorenzo poi sono stati, cioè siamo riusciti a farli fare, tutti erano entusiasti di fare questi esercizi così anche creativi, ecco, diciamo così, i vari percorsi, è stato anche per noi, infatti Angela ride, è stato per noi anche molto divertente, però ecco, hanno imparato divertendosi tutti quanti e tutti allo stesso passo, senza assolutamente alcuna differenza, abbiamo avuto dei risultati favolosi, Mimma tutt'oggi mi invia dei video perché purtroppo non sono più l'allenatrice di Lore, cioè non sto allenando per il momento, ma Mimma mi continua ad inviare i video dei miglioramenti di Lorenzo, perché noi, e io penso una cosa, quello che dobbiamo insegnare a questi bimbi, perché oltre ad allenatori, noi siamo educatori e abbiamo la fortuna di poter insegnare qualcosa a questi bimbi in un ambiente non magari rigido come può essere la scuola, ad esempio, ok? Quindi i bambini tendono a guardarci con occhi diversi, a vederci come punti di riferimento, proprio per la semplicità, come noi ci poniamo davanti a loro e insegniamo qualcosa che piace loro veramente, non la matematica all'italiano, ma proprio divertirsi. E quindi questo è il nostro compito, renderli autonomi. Io penso questo, rendere i bambini autonomi, insegnare ovviamente la prima cosa in questa fascia d'età sono gli schemi di base, quindi parliamo del semplice camminare, correre. Abbiamo molti bambini con mancanza di coordinazione proprio oculo-manuale, indipendentemente, ripeto, dalla certificazione che hanno. Ogni bambino presenta le diversità e il compito di noi tecnici, secondo me in questo caso, è insegnare loro gli schemi di base e soprattutto l'autonomia, essere autonomi. Lorenzo a un certo punto faceva le attività, cioè non ci ascoltava, imitava gli altri bambini, stava con loro, desiderava stare con loro, in questo senso, non che non ascoltava richiami o indicazioni, assolutamente. Ovviamente ogni esercizio si deve adattare anche, ad esempio Lorenzo se magari svolgendo un esercizio aveva bisogno di una pausa in più rispetto agli altri, noi gliela davamo tranquillamente, faceva l'esercizio, anzi faceva l'esercizio finché non lo svolgeva bene e poi dopo gli davamo la sua pausa, diciamo che era una specie di premio, che poi la pausa era correre, quindi non è che si tranquillizzava su una panchina, andava a correre per tutta la palestra per poi riprendere. E attraverso queste indicazioni, questi modi di fare, abbiamo avuto veramente grandi risultati, ma con lui e con tutto il gruppo. Quindi io invito i tecnici, le società a non avere paura, perché non, a parte, ripeto, potete, cioè si può crescere attraverso queste esperienze e queste esperienze cambiano proprio la prospettiva di vita. Io sono stata fortunata, lo ammetto, perché ho avuto comunque una famiglia, la famiglia di Lorenzo, che comunque mi ha aiutato tantissimo e supportato, come d'altronde la società del Nola di Città dei Gigli, Guido, Angela, che mi ha permesso di rendere più semplice il mio lavoro. Ma voglio dire anche un'altra cosa, mi sono ritrovata magari in campo, in palestra, bambini non certificati e soprattutto non riconosciuti dai genitori, perché ripeto, l'esperienza che stiamo raccontando è un'esperienza stupenda perché appunto è un caso, noi mettiamo in campo quello che è la nostra esperienza. Però io posso raccontare magari anche di bambini, ripeto, che si sono presentati in palestra e non riconosciuti dai genitori, magari non è che venivano e ci comunicavano delle difficoltà che potevano avere, anche se magari palesi, guardando un po' in più. E io ho lavorato anche con questi bambini, dove inizialmente comunque ho avuto tanta difficoltà, ecco perché non avevo il supporto di persone specializzate, ma mi sono trovata ovviamente confrontandomi sempre con la società, col Nola, perché noi appunto ci comunichiamo tutto quello che accade in palestra,
a dire ma come si deve fare? Proviamo a lavorare. Io ho avuto, non faccio nome, ho avuto esempio di questo bambino che è stato con me tutto l'anno e ho avuto dei risultati finali, cioè io pensavo degli ottimi risultati. L'anno dopo questo bimbo non si è iscritto. L'ho ritrovato in un'altra società, mi ritrovai perché andai a giocare con la mia squadra. Questo bambino, e non pensavo, a un certo punto mi vede da fuori, si allontana dall'allenamento, mi corre, cioè proprio corre verso di me, abbandonando l'allenamento, ma aveva 6-7 anni, e mi dice, Elisida, io voglio tornare con te. Cioè, cosa che io non pensavo neanche che si ricordasse il mio nome, dico la verità. Invece no, da lì ho capito che noi, da canto nostro, come allenatori, ripeto, anche per la mia poca esperienza, perché penso che come allenatori possiamo regalare tanto, tanto a questi bambini che vengono con la voglia in palestra di socializzare, possiamo aiutarli a appunto non risolvere dei problemi, magari a semplificare quelli che possono essere degli ostacoli, forse per qualcuno insormontabili, dove invece venendo in palestra, cioè arrivano, io penso che arrivano da soli, come proprio la socializzazione con gli altri bambini, i bambini di oggi sono diversi da noi per fortuna, loro vivono costantemente hanno a che fare costantemente con la diversità, ecco, diciamo così, ripeto, sempre in senso positivo del termine, perché per me assolutamente il senso è solo positivo. I bambini quindi sono al corrente, sono capaci e a volte possono insegnare tanto loro a noi e quindi tranquillizzarti, perché questa è stata la mia esperienza. Quindi invito tutti i tecnici e società che si trovano a non preoccuparsi, non mettere delle barriere, a provare, perché se noi amiamo questo sport, come diciamo, questa passione la possiamo trasmettere a tutti gli altri, possiamo trasmettere quelli che sono i nostri valori, con tanto impegno e tanto studio sicuramente, perché bisogna studiare, soprattutto per le nuove cose, per conoscere appunto le nuove situazioni ed essere all'altezza, facendo esperienza e ovviamente la società, le società, gli esperti devono aiutarci. Okay, grazie a tutti. Grazie, grazie Elisida per la tua testimonianza e il tuo racconto. Concludiamo il giro di interventi con un'altra mamma di un altro ragazzo autistico, si chiama Franca Russo, lei fa parte anche di una società che si occupa di etica nei progetti europei, fa parte dell'associazione Specialmente Onlus, che è composta da genitori di bambini autistici e lei occupa il ruolo di organizzare progetti ludico-educativi. Giusto Franca? Dacci anche il tuo nome. Ciao, sono Franca, buonasera a tutti. Ecco, come diceva Nicola, io faccio parte dell'associazione di ragazzi con autistici, tutti familiari che hanno ragazzi con nello spettro dell'autismo. L'associazione è Specialmente Noi Onlus. Mi sono permessa adesso di intervenire proprio per l'intervento che ha fatto la ragazza precedente, Silvia, se non erro, si chiama. Allora, io mi trovo in questa associazione e ho iniziato a occuparmi dei progetti ludico per i ragazzi della nostra associazione, perché quando mia famiglia, adesso io ho un ragazzo di 16 anni, non verbale e abbastanza grave come patologia. Io da bambino, quando Alessandro era piccolo, che era un ragazzino molto gentile, molto allegro, nonostante l'autismo, ho provato ad andare in quasi tutte le palestre e i campi estivi alla fine della scuola a chiedere se potevo portare mio figlio a fare delle attività, naturalmente accompagnato dal terapista e dall'educatore, mai lasciato da solo. Mi hanno sempre chiuso le porte in faccia perché dicevano sì, tu mi porti il ragazzo, però io comunque la struttura non è adatta, non ho la struttura che ti può aiutare. Io non riuscivo a capire cosa mancavano alle strutture, sinceramente, perché non è che parliamo di una disabilità motoria dove c'è bisogno, ad esempio, della discesa per i disabili, perché mio figlio cammina tranquillamente, si muove tranquillamente. Allora che ho detto ok,
non mi danno loro la possibilità, con l'associazione ci siamo messi, abbiamo organizzato nuovi progetti per questi ragazzi. Allora io con l'esperienza di Mimma, con l'esperienza di Cira, e mi chiedo, ma perché non aprire le porte alle palestre a questi ragazzi che non sono abbandonati? Noi lasciamo, portiamo i ragazzi accompagnati, se non volete dai genitori, perché molte volte i genitori, io lo dico, danno più fastidio, perché mio figlio sa fare questo, mio figlio sa fare questo, e non sanno alcuni limiti che possono avere dei ragazzi, ma limiti tra virgolette, perché devono essere solo gestiti in un certo modo. Noi li mandiamo sempre da qualche parte accompagnati o con l'educatore o con il terapista o con il neuropsichiatra, proprio per dare la possibilità all'altro di interfacciarsi con l'altra persona che può essere spaventata. Perché quando si parla di autismo, come dicevano all'inizio, si parla di, sembra chissà quale mostro ci sia in questi ragazzi, cosa che sono ragazzi, non so, voi avete visto mio figlio che andava avanti e indietro tranquillamente, non ha mai, si è seduto, mi ha portato il caricabatterie tranquillamente senza creare problemi. Eppure quando si parla di autismo c'è una chiusura totale, porte in faccia a più, eccolo qua, porte in faccia a più non porte, faccia a più non posso, no, noi non siamo idonei, noi non siamo strutturati, noi non siamo, e non si è mai capito la che struttura, cioè, intendete per questi ragazzi. Infatti adesso ringrazio Ciro, ringrazio Guido, Mimma, che ha avuto la fortuna adesso di portare Lorenzo in una palestra che già conosceva la mamma, quindi per questo gli hanno aperto, secondo me gli hanno aperto le porte, non vorrei sembrare una cosa brutta, cioè nel senso lei l'hanno conosciuta, conoscevano lei, conoscevano il figlio, hanno aperto le porte, ma perché non aprire le porte anche le altre palestre, anche gli altri istruttori? Cioè noi non stiamo parlando di ragazzi che vi possono creare problemi e che vengono abbandonati o lasciati da soli, cioè noi vi stiamo dando la possibilità di portare ragazzi accompagnati comunque da professionisti, da qualcuno che conosce il ragazzo, non vi mette le ruote, i bastoni tra le ruote a dire no, dovete fare quello che dico io. No, i ragazzi, gli educatori, i terapisti vengono per dar, cioè, per suggerire e prendere anche alcune informazioni da parte degli allenatori. Non so se sono riuscita a spiegarmi, perché io mi sono trovata parecchie volte le porte in faccia sbattute dalle palestre e dai campi estivi, quindi questa è una situazione che mi mette un attimino, che Ciro ha detto dai, vieni, partecipa, portiamo questi ragazzi in palestra, ma ben venga l'apertura di queste palestre nei confronti di questi ragazzi, ma perché capiranno, visto che le loro vite sono sempre scandalizzate da terapia, scuola, terapia a casa, centro, sempre a lavorare nel rispetto delle regole. Facciamoli giocare questi bambini, facciamo capire che questi ragazzi, come bambini, cioè almeno il mio non è più un bambino, non devono obbligatoriamente fare soltanto delle attività educative, ma possono anche giocare come giocano gli altri ragazzi, come giocano i loro coetanei, che loro sono in grado, anche se più lentamente rispetto agli altri, sono in grado di fare delle cose come tutti quanti. Allora dico, aprite queste porte, cioè fate entrare questi ragazzi, che può essere un mondo nuovo e inesplorato anche per voi istruttori, perché riuscirete, come diceva anche la vostra collega, voi non siete oltre che essere istruttori, siete educatori, e oltre a prendere questi ragazzi e metterli insieme ad altri, anche a far capire ai vostri, alla vostra squadra, alla vostra piccola squadra, che ci sono dei ragazzi che hanno delle difficoltà, e che loro possono aiutarli, e quindi creare la squadra, creare un gruppo eterogeneo, fatto di ragazzi che si aiutano tra di loro, perché se non lo facciamo noi, se non lo fate voi educatori, non so chi altro lo può fare. Aprire le porte a questi ragazzi è un aiuto, oltre a loro anche alle famiglie, a far capire che non sono isolate, cioè non sono abbandonate a quello che può essere, no, tu hai il figlio disabile, quindi ti sei a casa, ti chiudi dentro, o lo fai tu o nessuno ti dà una mano. Solo questo. Infatti io ringrazio Cira, ringrazio Mimma, ringrazio Anna, la dottoressa, e tutti quelli che hanno dato l'opportunità, e ben venga l'apertura di queste palestre per i nostri ragazzi. Grazie. Grazie Franca. Guido, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo dire che, vabbè, poi le conclusioni le facciamo dopo, ma volevo rispondere all'intervento di Franca. L'intervento di Franca è molto stimolante. L'intervento di Franca è una bella provocazione per tutto il nostro movimento. Io non a caso ho voluto fare questo incontro con le mie società, con le società della Campania, con i dirigenti della Campania, perché noi vogliamo rispondere a questa provocazione. Sì, è vero quello che dici, Franca, Mimma è stata fortunata perché aveva una società che la conosceva, però credo che così come la società del Nola e tante altre società in Campania hanno accolto atleti e atlete disabili per fare per esempio il sitting volley, credo, e mi dà la certezza la domanda dell'amico di prima che diceva perché parlate solo di volley S3 e non parlate anche di altre fasce di età. Io credo che la tua, tra virgolette, provocazione positiva, credo, spero, forse mi illudo, ma non più di tanto, credo che si riuscirà a fare, credo che sarà raccolta dalle società della pallavolo, perché forse abbiamo qualche cosa in più. Poi se andassimo ad analizzare le porte in faccia che uno riceve, probabilmente le andremo a ritrovare in discipline sportive, scusatemi, ma forse sarà il mio ruolo che mi porta a dire questo, non inclusive come la pallavolo. Mi auguro che la mia sia una, come dire, una visione profetica e che si possa realizzare quanto diceva e chiedeva Franca. Noi sicuramente ci proveremo, se si dovesse dare l'opportunità. Ripeto, provare è una cosa diversa dal dire si fa e si realizza. Provare significa mettersi in gioco, trovare le coincidenze giuste tra società, tecnici, famiglie e lo stesso atleta. Credo che la pallavolo sia, la pallavolo intesa come tutte le società di pallavolo, sia un mondo aperto anche alle sfide, e credo che questo potrebbe essere soltanto il primo passo per una inclusione ulteriore del nostro mondo con il mondo che ci circonda. Bene, bene Guido, hai fatto un'altra precisazione importante, tra l'altro Franca faceva tanto una osservazione importante, cioè mettiamoci nei panni di chi non conosce l'argomento, di chi ha tantissime cose a cui badare, il fatto è, oddio, un ulteriore problema che mi arriva, questo era il riassunto del muro che spesso ha trovato Franca, e noi attraverso questi momenti proviamo ad abbatterlo. Volevo coinvolgere Felice Vecchione, che è il consigliere federale. Gli chiedo gentilmente di aprire il microfono in modo da poter intervenire. Se vuoi, Felice, lo faccio io. Perché io vedi che ci sono delle domande. Poi facciamo l'ultimo intervento con Felice e poi per l'appunto raccogliamo le domande da parte della platea. Allora, Felice, ecco, abbiamo sentito delle cose importanti stasera, sia delle esperienze, sia dei problemi che si possono incontrare, che incontrano le famiglie che intendono iniziare questo percorso. A tuo avviso questo sarà un tema centrale nell'agenda prossima, o già lo è stato, del Consiglio federale? Sicuramente l'argomento di questa sera crea grande attenzione. La nostra è una federazione che è stata già vicino a tutti questi aspetti sociali che stiamo vivendo, e non da poco. Se voi ricordate, ha cominciato già col suo cavallo di battaglia la maternità di tutti, e quindi già risolto un problema molto importante che probabilmente nessun'altra federazione ne aveva mai preso in carica la questione. Sull'aspetto dell'inclusione, Guido già mi ha preceduto, se c'è una federazione, non lo dico per partito preso,
che dell'inclusività ne fa il cavallo di battaglia, è la nostra, è il nostro sport. Sicuramente non può rimanere un discorso morto quello fatto principalmente da Gelsomina e poi da Russo, da Franca, esatto, perché io ho visto due diverse situazioni vissute con due problematiche identiche. Gelsomina ha avuto una società che è stata propositiva e l'ha praticamente indirizzata ad avvicinarsi al mondo dello sport, cosa che invece l'esperienza di Franca mi sembra diametralmente opposta. Quindi secondo me la cosa importante, al di là degli aspetti federali, nazionali, sportivi e quant'altro, è partire da un concetto base, che è quella della famiglia. La famiglia, nel caso specifico la famiglia della pallavolo, perché la famiglia normalmente cerca di mantenere all'interno delle proprie mura quelle che sono le situazioni che si vivono nel quotidiano. La nostra, essendo una famiglia allargata, grande, può veicolare questa nostra iniziativa parlandone, perché il passaparola rimane sempre il veicolo principale per arrivare a degli obiettivi e per risolvere delle problematiche che eventualmente ci sono. Quindi la nostra famiglia deve fare in modo che le nostre cose non rimangano all'interno dei nostri stessi associati, bensì bisogna fare in modo di veicolare queste esperienze, dando la possibilità a tutti che vivano in modo diretto o indiretto queste problematiche, tra virgolette, perché poi problematiche non sono, per fare in modo che possiamo effettivamente dare un ulteriore aiuto. Perché io con grande attenzione ho ascoltato principalmente l'intervento di Gelsomina, quando a un certo punto dice: io ero più preoccupata per me che non per Lorenzo. E questa è una cosa, secondo me, di grande importanza. Noi dobbiamo dare la possibilità a chi vive queste situazioni di trovare anche il modo per poter aprirsi, per poter confrontarsi e trovare le soluzioni, ma non solo per il ragazzo, giustamente come diceva Gelsomina, ma anche per chi le vive da genitore, da familiare convivente. Quindi sicuramente la nostra è una federazione grandissima, come ho detto, si è già caricata di tante situazioni che sono nel quotidiano, e spero e mi auguro che in questo momento in cui non si fa altro che parlare di inclusione, una volta per sempre si capisce che effettivamente il nostro movimento inclusivo al massimo, e con l'aiuto di tutti i nostri associati, con il parlare di queste situazioni che viviamo, possiamo effettivamente trovare delle situazioni sempre più vicine per poter affrontare qualsiasi tipo di giorno dopo. Perché Guido ha detto effettivamente l'S3, 12 anni, il dopo. Sicuramente è una problematica che non dobbiamo far fermare alla odierna relazione che stiamo facendo e portarla sempre più avanti. Grazie. Dobbiamo portare avanti questo discorso che diciamo che da oggi parte ufficialmente, anche se da qualche parte è già iniziato. Abbiamo delle domande, direi di procedere in ordine di prenotazione. Se non sbaglio, la prima mano alzata era quella di Silvio Confessore, per cui a questo punto eccoti che ti abbasso la mano e ti chiedo di attivare l'audio. A te, Silvio. Buonasera a tutti, ti ringrazio Nicola. La mia non era una domanda, era semplicemente dire questa, specialmente a Franca Russo. Non sono mancanze di strutture, è una mancanza di strutturazione mentale. Io 6 anni fa ho fatto il primo corso di Smart Coach e subito
ho letto la valenza di questa attività, in quanto ex insegnante di sostegno per 30 anni, ho capito subito a cosa poteva servire. E l'ho usato tantissimo, lo uso tutta la scuola. Nonostante oggi sono su scienze motorie, uso l'S3 alle superiori per poter far giocare tutti. Quindi è questa attività, perdonatemi per il caso, che ci permette di poter affrontare con differenza. Io dicevo a Guido che a maggio noi faremo un torneo proprio nella mia scuola di S3, anche con ragazzi delle superiori, dove giocheranno tutti. Io ho avuto la fortuna di avere in me l'insegnante di sostegno, l'allenatore di pallavolo e aver fatto il corso di smart coach. Pian piano ci arriveremo tutti, quindi dobbiamo prepararci, questo senz'altro. Siete il professore, siete stato il professore e docente di Alessandro Fiorentino. E io non la riconoscevo, signora carissima. Il mondo è piccolo, quindi sa bene di quello che sto parlando è di scuola mia, quindi esatto. Di scuola nostra a questo punto. Non l'avevo riconosciuto, mi perdono. Quindi ancora di più testimonianza. Ci stiamo preparando, è un mondo nuovo dove bisogna avere la capacità di strutturarsi. Perdonatemi un attimo. Altrimenti ti buttano giù la porta. Andiamo avanti e adesso tocca la domanda a Giulio Filomena, a cui chiedo di attivare l'audio. Buonasera a tutti. Chiedo scusa per un frangente, vi ho un po' abbandonati perché dovevo rinnovare la patente. Ci siamo riusciti e quindi io voglio dare solo un contributo perché l'argomento è stimolante ed è bellissimo perché riguarda l'universo della formazione e quindi come rappresentante del settore tecnico sicuramente sono coinvolto in maniera importante. Mi voglio collegare agli interventi delle due signore che francamente mi hanno fatto emozionare, come fanno emozionare i ragazzi speciali, verso i quali noi dobbiamo tenere l'attenzione normale che bisogna avere verso tutti i ragazzi. Il senso del mio intervento in termini molto rapidi è questo, che tutto ciò che è stato detto presuppone, non me ne vogliate, qualcuno dice io sono un po' malato di sociologia, ma c'è la necessità di un salto culturale. Se noi dobbiamo intraprendere la strada dello sport educativo, è stato detto che l'allenatore è un educatore, ma l'allenatore utilizza lo sport come mezzo educativo, inserisce i connotati dello sport educativo. Educare attraverso lo sport non è un'attività semplice, assolutamente non è un processo scontato. Per educare attraverso lo sport bisogna cercare di portare i valori che noi viviamo nella palestra al di fuori dell'ambito sportivo. E quindi gli stessi valori sui quali noi costruiamo la mentalità formativa nella palestra devono essere vincenti e credibili anche al di fuori della palestra. Una delle cose interessanti, una tra le tante cose interessanti che ho sentito in premessa, quando è stato detto l'S3 non è terapia, ed effettivamente è così, l'S3 non deve essere considerata terapia, ma deve essere considerato coinvolgimento che presuppone da parte della società l'accoglienza vera, ma verso tutti i ragazzi, che come strutturato nei manuali dell'S3, partecipano all'attività con i propri mezzi, con il loro valore e con le proprie difficoltà. Quindi noi dobbiamo cercare di considerare questa attività, questo strumento grandissimo che abbiamo noi di attrazione educativa, lo dobbiamo utilizzare nel migliore dei modi. E quindi tutto ciò che deve essere concretizzato per realizzare il processo deve essere indirizzato
verso un salto culturale. Quindi verso un salto culturale che considera lo sport come mezzo educativo della persona. Mi fermo qua e vi ringrazio per questa bellissima iniziativa e per le bellissime parole che ho sentito. Grazie. Grazie anche a Giulio che in quanto esponente del settore tecnico della TIPAV Campania ha voluto appunto portare un contributo a quello che deve essere prima di tutto uno step culturale da compiere. Dobbiamo anche salutare, visto poi scorrendo l'elenco, anche, c'è anche Pasquale Danilo, che sappiamo tutti essere tecnico campano che guida una nazionale femminile giovanile. Il fatto che lui è in questa stanza a parlare di questo fa capire quanto sia trasversale il discorso che stiamo facendo. Leggo un ultimo commento rilasciato in chat da Anna, che ci dice: buonasera, i bambini si adattano molto più di noi adulti. Io e mia sorella, entrambi smart coach, abbiamo già bambini autistici nella nostra società, la SD Monte Volley da Monte di Procida, e vi posso assicurare che sono sempre loro che arricchiscono noi giorno dopo giorno. Lo sport è per tutti e di tutti, soprattutto i bambini, e questo è proprio quello che dicevamo in precedenza. Guido, bisogna chiudere, per cui direi che possiamo dirlo, è stato un successo, perché già che siamo partiti in 62 a parlare di questa tematica, qualcuno è dovuto andare via, qualcuno hanno bussato prima al citofono con una certa insistenza, siamo 56, tutti abbiamo dato il nostro contributo, significa che la prima iniziativa della PIPAV è stato un gran successo. Nico, io sono oltremodo contento, oltremodo felice di come è andato questo incontro. Credo che abbiamo aperto uno spiraglio per discutere di questo come di tanti altri problemi molto sensibili che, come dire, pervadono il nostro mondo della pallavolo. Io voglio ringraziare tutti per l'attenzione che hanno mostrato a questo incontro, ma voglio ringraziare in particolar modo le donne della FIPAV Campania, Cira, Maria, Anna Maria, Raffaella e le relatrici di questo incontro, Nimma, Elisida, Angela e Franca. Voglio chiarire, abbiamo fatto una scelta. Le relazioni, la presentazione di questo incontro sono state lasciate esclusivamente alle nostre donne. Lo abbiamo fatto proprio di proposito, ben consapevoli del fatto che ci sono tante professionalità in mezzo a noi che avrebbero sicuramente, noi maschi, avrebbero potuto sicuramente fare da relatori e da apripista di questa cosa, ma abbiamo voluto fortemente avere le nostre donne, parte delle nostre donne, che con la loro sensibilità, diciamolo pure, ci hanno aperto un mondo, ci hanno commosso, ma ci hanno fatto anche capire che la pallavolo non è solo un'attività puramente agonistica dove tutti, io per primo, vogliamo sempre vincere in qualsiasi gara che facciamo, ma è anche e soprattutto una disciplina sportiva aperta al sociale, come ha sottolineato il consigliere federale poco fa. La nostra FIPAV è una federazione paralimpica, è una federazione aperta al sociale, aperta all'inclusione. E noi in Campania dobbiamo provare ad esserlo ancora di più, ancora più fortemente. E se fra qualche tempo, nella mia qualità di presidente regionale, dovessi venire a conoscenza, così come stasera sono venuto a conoscenza dell'attività con bambini autistici fatta anche da un'altra società meritoria della nostra regione, dovessi conoscere altre realtà che si avvicinano a questa cosa,
sicuramente sarò la persona più felice del mondo, al di là dei risultati, al di là dei primati, al di là dei numeri che può avere la nostra federazione. Grazie a tutti e colgo l'occasione da parte mia, ma da parte dei consiglieri regionali, dei presidenti territoriali, di augurare a tutti voi un'ottima fine anno, ma soprattutto una bellissima ripresa con l'anno nuovo, sperando di lasciare veramente dietro le nostre spalle questo brutto, bruttissimo periodo. E soprattutto, vi prego, non abbassiamo la guardia. Noi come federazione siamo in procinto sicuramente nei primi giorni dell'anno di prendere qualche decisione. Siamo in attesa di sapere gli esiti delle riunioni della nostra federazione centrale e poi decideremo anche sul da farsi, ma vi prego di credermi, ripeto, dal mio osservatorio privilegiato, la situazione in Campania per quanto riguarda anche la pallavolo e le nostre società non è affatto delle migliori. Speriamo di superare quanto prima questo momento. Auguri a tutti e ancora dal profondo del cuore grazie per aver partecipato.